vediamo. Allora, la prima domanda è: che esperienza è stata per Marco Travaglio fare il giudice di X Factor? È stata un'esperienza agghiacciante, visto che avevo alla mia destra Morgan, dall'altra parte la Ventura, però sono molto simpatici e quindi anche se sei sopravvissuto. Sì, sono sopravvissuto bene. Senti, come ti è venuta in mente l'idea di aprire una discoteca in Versilia insieme a Briatore? Ci ha presentati la Santanchè e ci siamo subito piaciuti. Bene, ma la Santanchè è una vostra, lavora insieme a voi? Beh, io sta sono solo fan al bancone, della Santanchè, no? Da sempre, e lei idem. Benissimo. Senti, noi sappiamo che ultimamente ti sei fatto un enorme tatuaggio su tutta la schiena. Che cosa rappresenta? Rappresenta metà Berlusconi, metà D'Alema. Meraviglioso. Quindi c'è colorato soltanto un bianco e nero. Eh? È colorato in bianco e nero? Colorato dalla parte di Berlusconi. Stupendo. Di marrone. Tu hai dichiarato e scritto più volte, ti cito, Berlusconi è il più grande statista della storia d'Italia, forse del mondo. Perché ci credo profondamente, credo che abbia fatto del bene al nostro paese. Per 17 anni siamo passati da un record economico finanziario all'altro, siamo il paese più credibile del mondo ormai grazie a lui, quindi io mi candido per scolpirgli proprio il monumento equestre, perché credo che se lo sia meritato. Allora noi cercheremo di farglielo sapere. E l'ultima domanda è questa: da ieri l'imprenditore Giuseppe Ciarrapico è il nuovo editore del Fatto Quotidiano. Com'è stata la festa che avete organizzato per lui? L'abbiamo organizzata a Re Bibbia, perché purtroppo con tutte le condanne che ha non poteva uscire, però noi siamo andati lì e l'abbiamo raggiunto. Ho saputo che tu hai bevuto tantissimo. Sì, sì, certo, io sono un noto bevitore di alcolici. Va bene, grazie Marco. Devo dire che le bugie le sai dire benissimo. Assolutamente. Bravissimo.